Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra modalità Carriera allenatore con il Bari, tanto mercato ragazzi, perché veramente ci stiamo scatenando. Allora, vedete lì ingaggiato Davis Elke, nell'ultimo episodio avete esultato in tanti per Davis Elke. Ragazzi, ho fatto un po' di richiesta per alcuni giocatori, ve li voglio far vedere in maniera generale. Arriveranno tra il 18 e il 24 i rapporti dell'osservatore. Vedete, ho chiesto informazioni un po' per, vedete, tanti COC come Gil, Sallai, Oscar, Mirancù, Gaud, Quintero, Duricic, Vignato, Castagnos, che non è quel Castagnos dell'Inter, Castrovilli. E in più aspettiamo qualche altro rapporto osservatore per gli attaccanti, che vi ricordo voglio prendere un altro attaccante barra esterno che possa fare tutti e due i ruoli. Ok, abbiamo venduto Kozak ragazzi, Kozak lo abbiamo venduto, abbiamo preso 2 milioni e 6 per il budget trasferimenti, che non è male. De Lucia lo mando via ragazzi, non è un giocatore che vedo che cresce, quindi preferisco mandarlo via, accetto l'offerta qui e lo lasciamo andare. Poi ragazzi avanziamo un pochettino e vediamo che succede. Rapporto mensile, questo è importante ragazzi. Paulinho, 15 anni, oddio che bel potenziale ragazzi. Allora, aspettiamo che faccia 16 anni però per gestirlo. Poi trovate tutti i giocatori possibili in Turchia. Allora, lo mandiamo in Italia? No, giusto, sì, ok. In Spagna. Osservatore di ritorno, ok, va benissimo. Quindi io direi che possiamo tranquillamente avanzare per aspettare i famosi rapporti. Poi penso ci sarà la sfida contro la Spezia di Coppa Italia. Offerta per il trasferimento di Ateboer, ma non ci pensare minimamente alla Sferona, rifiuto l'offerta e vado avanti. Facciamoci i consueti allenamenti sperando che qualcuno possa salire. Sale Mikai, ottimo. Mikai diventa un 77, ottimo portiere. Ok ragazzi, De Lucia venduto, quindi vabbè, pochi spiccioli per i trasferimenti, ma va bene. Alessandro Berardi, 540.000 euro dall'Odense. Io direi di rifiutare perché lui è il mio secondo portiere, non è cosa. Ok ragazzi, Leo Pen vuole prendere in prestito De Luca per un anno. Io accetto l'offerta perché magari lì può giocare un pochettino di più. È arrivato il resoconto su Oscar, perfetto. Oh, gran bel giocatore dal Real Madrid ragazzi, 72 di overall e non costa neanche tantissimo. No, perché ho fatto rimuovi, quindi possiamo andare a trattarlo direi. Ok ragazzi, sono arrivati i rapporti dagli osservatori. Vediamo un po', questo Rotella non è male. Devo stare attento a non eliminare i giocatori particolari. Qui non mi interessa nessuno particolarmente, però vediamo, vediamo. Allora, quindi ora andiamoci a vedere la trattativa per Oscar. Mi sento sollevato, Lombardi. Va più che bene, facciamoci gli allenamenti. Eccolo qui Oscar, 21 anni, può fare sia il CC che il CC, che è quello che ci serve. Non costa tantissimo, proviamo ad acquistarlo. Ci servirebbe un COC come lui di grande qualità. Già Selke come maglietta lì. Allora, facciamo offerta cartellino. Io offrirei, vale 4,8, dai, offriamo 4 milioni secchi, anche se non ce lo daranno mai, però magari vogliono trattare. 4,6, 10% poi, facciamo una controfferta, non voglio almeno andare a 4,3, dai, troviamo questo accordo, così mi rimangono sui 16 milioni. Ok, perfetto, abbiamo trovato un compromesso ragazzi. Ora offriamo il contratto, un bel 72 che secondo me può crescere veramente veramente bene. Vediamo un po' come contratto, come siamo messi. Io direi importante, non proprio cruciale. Vediamo che ci dice l'osservatore. Era ciò che volevamo, perfetto. Perché, vabbè, lo possiamo mettere in tutti i ruoli. 5 anni, sì, va benissimo. Nessuna clausola, va bene. Va bene, dai, come stipendio. Mi aspettavo qualcosina di meno, però facciamocelo piacere. Andiamocelo a vedere nella rosa, ragazzi. Eccolo qua, dov'è? Eccolo qua, Oscar, un bel 72. 78 di equilibrio, l'ho preso soprattutto perché vedete, nel rapporto osservatori 79 controllo palla, 81 effetto, 80 dribbling, 86 precisione punizioni, ottimi passaggi, io direi veramente bene bene bene, e non è altissimo, ok, però 21 anni, un gran bel giocatore secondo me. Intanto Conti è diventato già un 79, non so, non so. Ragazzi, ho trovato
Questo giocatore che può fare tutti i ruoli del mondo, COC, ED, ATT ed ES. Ok, ha 27 anni, però secondo me è un buon giocatore questo Frank Arbia. Io ora chiedo informazioni e poi lo trattiamo. Attenzione ragazzi, questa non me l'aspettavo. Il Benevento ha pagato la clausola rescissoria, mannaggia, lo sapevo che prima o poi se ne andava, di 4.450.000 e quindi ora si sta accordando con Ivan. Meno male che ho preso questo giocatore alla fine allo stesso prezzo. Non me l'aspettavo. Quindi ciao ciao Ivan, probabilmente. Ivan, ragazzi, che ha lo stesso overall praticamente di Oscar, quindi io direi che ci va bene. L'unica cosa è che non volevo perderlo. Però ste maledette clausole, dovevo adeguare il contratto. Ok ragazzi, sono arrivati tanti tanti resoconti, quindi mi va benissimo. Allora, vogliono prendere Salvatore Delia, il nostro terzino sinistro. Ragazzi, sapete che vi dico? Dato che ha 30 anni, io accetto l'offerta e mi fiondo magari su un giovane come terzino. Poi, colloqui i giocatori, vorrebbe giocare Mattia Ferrari, non lo so. E poi fatemi vedere un po' tutte le altre offerte. Allora, Mirancu, ok, quindi dobbiamo vedere tutti questi resoconti. Ora me li vado a vedere con calma e logicamente vi aggiorno. Ok, venduto Ivan, ragazzi, è andato via, abbiamo 3 milioni e mezzo di budget. E De Luca ha rifiutato il passaggio in prestito all'Eupen. Ok, io direi che comunque qui ce la simuliamo con la Spezia, perché non ci sta come obiettivo la Coppa Italia, a me non interessa sinceramente. Però penso che abbiamo buone chance di battere la Spezia sinceramente. Ok, hanno Granoce che è un buon giocatore, ma subito vantaggio con Hakimi. Si infortuna Ceccaroni però della Spezia. Abbiamo perso 2-1 ai supplementari. Vi ripeto, non era tra gli obiettivi, io mi dedico solamente al campionato. Ormai lo sapete, vabbè, quando era tra gli obiettivi magari ci facevo un pensierino. Però eccolo Paolinho, 15 anni, però ora mi dedico solamente al campionato. Voglio cercare di portare il più lontano possibile questo Bari. Allenerei il dribbling Oscar, ok, e poi così ci possiamo fare il mercato con tranquillità. Ok, Ferrari è salito di 1, deve salire di altri 9 e poi schierarlo. Dai, ce la possiamo fare se continua su questa base. Ora mi vado a vedere i giocatori visionati. Ok ragazzi, questo Bustos lasciamo perdere, un 64 di 23 anni. Può fare tanti ruoli, ma lasciamo stare. Questo Rusnak ci avevo visto lungo, però costa troppo, 12 milioni e mezzo, non me la sento, anche se è un COC di 78 di overall clamoroso. Vabbè, mettiamolo in stand-by. Poi, madonna, Gil, ragazzi, questo è il colpo che dobbiamo fare. 23 anni, COC, ED, ES ed AD. Un jolly favoloso. Io lo vado a trattare. Poi anche un 74 di overall che... Oddio. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 6 milioni. Vuoi pagarla per evitare di trattare con il club? Sinceramente no. Voglio provare a pagarlo meno di 6 milioni. Quindi iniziamo la trattativa. Vorrei pagarlo intorno ai 4,5, 5, vediamo. Però buona la clausola, quindi nel caso si può prendere subito. Offerta cartellino. Io vorrei provare con i miei 4 milioni e mezzo. Vediamo che dice il procuratore di Gil. Vediamo. La sua offerta per Gil è troppo bassa. Ecco, già 4,9. Dai, proviamo, facciamo i tirchi, proviamo a risparmiare ancora qualcosina, facciamo 4,7 e ci accordiamo. Che dite? Che dite? Affare fatto. Accettiamo questa offerta, madonna, Gil, favoloso ragazzi, questo, se non sbaglio è spagnolo, sì, Nacho Gil, favoloso, trattiamo, grandi acquisti anche in questo episodio ragazzi, dopo Oscar potrebbe arrivare anche Gil, certo non tantissimi italiani, però dobbiamo incominciare a pensare in grande, assolutamente, qui accettiamo. Ok, importante, io gli darei 4 anni, vediamo se mi accetta, ok, ci soddisfano, vediamo, accetta, nessuna clausola, va benissimo, lo stipendio, te pareva qua il bug, va bene, facciamo 22, poi vabbè per l'ingaggio mi dice lui, vediamo, bonus ingaggio 280.000 euro, va bene, dopo 20 presenze prende un pochettino di più. Vediamo se giocherà tanto. Quindi ce lo siamo portati a casa ragazzi. Come sempre è ingaggiato un fuori classe. Attenzione. Come sempre vi faccio vedere un bel 74 di overall. Tanta roba ragazzi. Guardate che belle caratteristiche. Buona agilità, equilibrio, accelerazione, visione. Passaggio corto 81. Madonna come mi servirà il mio Ser che può fare tutti questi ruoli. 4 stelle piede debole.
Sono contento di questo giocatore, ci darà veramente una grossa mano. Praticamente ragazzi abbiamo chiuso gli slot per il COC. Questi erano gli altri COC che ho visto. Castrovilli ragazzi ve lo consiglio, non costa tanto, un buon 70 di overall. Castanos è anche lui bello forte, però abbiamo preso già Oscar e Gil, per il momento va bene. Vignato può crescere secondo me. Questi qui ragazzi me li metto, li lascio qui nella lista preferiti, perché comunque a gennaio volendo si può pensare. Djuricic, sapete che per essere un 76 non costa proprio tantissimo. Quintero 21 milioni vale, vabbè giocatore di un'altra categoria. Anche Gaud non è male. Mirancu, mi aspettavo qualcosa di più. Dai, abbiamo preso, vabbè Sallai parte basso, però non è male. Potrei provare per il prestito, no dai, no, meglio di no. Quindi buoni giocatori vi ho fatto vedere ragazzi, che possiamo assolutamente sfruttare. Siamo al 18 di agosto. Io direi che questo episodio lo possiamo chiudere qui, vedete, con Gil preso per 4.700.000, secondo me è un affarone. Quindi volendo vedete si può passare al 4-1-2-1-2 stretto, al posto di Corlucci va Gil, ci sta Oscar, 4-2-3-1. Quindi bella squadra. Ora dobbiamo vedere un po' come gestirla. Praticamente nel prossimo episodio ragazzi finiremo il mercato sicuramente e ci saranno Roma e Napoli. Oh mio Dio, prossimo episodio caldissimo. Quindi ragazzi io direi di lasciarvi qui. Mi raccomando, tanti mi piace, tante iscrizioni al canale e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!